nazionale per la programmazione economica, nel complesso ha assegnato 13,4 miliardi di euro per i cosiddetti patti per il Sud. La delibera nell'ambito della seduta presieduta dal Premier Matteo Renzi che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. Vista l'importanza del documento, erano stati convocati a Roma anche i governatori delle regioni e i sindaci delle città metropolitane interessate. Tra questi dunque anche Paolo Di Laura Frattura. Come noto, il patto per il Molise, dopo una serie di rinvii della visita in regione da parte del Premier, è stato sottoscritto a Campobasso lo scorso 26 luglio. Le risorse complessive ammontano a 728 milioni di euro. 5 i macrosettori di investimento: infrastrutture, sviluppo economico, turismo, cultura e formazione innovativa. A Molise spetterà l'assai impegnativo compito di realizzare progetti di investimento credibili e sostenibili, pena il rischio di perdere quegli ingenti fondi. Rapporto annuale sul commercio estero dell'ICE, Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane, emerge che nel 2015 le esportazioni italiane di merci sono cresciute del 3,8%. Interessante il dato relativo al Molise. La regione, con 491 milioni di euro, ha visto crescere le sue esportazioni del 36,1%, dunque ben oltre la media nazionale. Il trend positivo è confermato anche dai dati relativi al primo trimestre 2016. Le esportazioni di merci fanno infatti segnare una forte variazione positiva, più 151%. Nello specifico, le esportazioni di prodotti alimentari e prodotti in metallo sono in aumento rispettivamente del 7,3% e 41%, mentre quelle di prodotti chimici registrano una lieve flessione, 3,4%. Università e ricerca promuove l'Unimol. L'Università Molisana è al di sotto della soglia limite dell'80% nel rapporto tra i costi del personale e le entrate. Tale dato è un efficace indicatore della solidità economica dell'Ateneo e pone le basi per un ulteriore sviluppo di quel fondamentale presidio della cultura in Molise. L'aver riportato tale rapporto al di sotto della fatidica soglia dell'80%, evidenzia il rettore Palmieri, testimonia ancora una volta la vitalità e la forza del nostro Ateneo, che in un territorio difficile garantisce e continuerà a garantire a migliaia di giovani una formazione di ottimo livello, idonea a fornire loro le migliori prospettive di inserimento nel mondo del lavoro in Molise o altrove. Risorse pubbliche per un totale di circa 150.000 euro ai pieticoltori molisani. Le dà notizia, in una nota, l'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciolla. Per ciascuna ditta l'importo massimo ammonta a 15.000 euro. Il sostegno proveniente dalla regione si riferisce alla campagna Pieticolo Saccarifera 2013-2014. La misura è stata destinata, specifica l'assessore, alle ditte che hanno contemporaneamente condotto terreni coltivati a barbabietola da zucchero nel territorio regionale, sottoscritto contratti con lo zuccherificio del Molise e conferito il prodotto allo stabilimento stesso. Regionale dedicato alla caccia Cristiano Di Pietro ha presentato un ordine del giorno per affrontare il problema del sovrannumero dei cinghiali, che, come dichiarato anche dalla Coldiretti, rappresenta un rischio sia per le coltivazioni sia per l'ecosistema. Gli ungulati, responsabili del 90% dei problemi arrecati da tutti gli animali selvatici, causerebbero danni al patrimonio agricolo molisano per un ammontare di 500.000 euro l'anno. Sarebbero circa 1 milione gli esemplari presenti sul territorio nazionale, numero raddoppiato, e desta preoccupazione anche sotto il profilo sanitario, con il rischio di contagio degli animali allevati. Da qui la richiesta inviata da Di Pietro al governo nazionale affinché siano prorogati i termini del periodo di abbattimento per il contenimento della specie. L'esponente politico regionale sollecita l'intervento dei presidenti della Giunta e del Consiglio, Frattura e Cotugno. L'innovativo progetto ha già ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Avviarlo il molisano Giuseppe Colucci. La sua azienda, specializzata in servizi telematici, attraverso il progetto MyAgri, darà la possibilità a chiunque e dovunque di diventare esperto agricoltore e di seguire passo passo la coltivazione dei prodotti scelti per il proprio orto.
obiettivo? Creare un'unica filiera del buon cibo che tramite il web parte dalla terra e arriva a casa in barattoli. Attraverso la pagina myagri.it si potranno scegliere la misura del morto come la tipologia di ortaggi da coltivare a distanza, affidandosi all'esperienza di due aziende molisane che costantemente daranno ai neoagricoltori tutti gli aggiornamenti sulle fasi e le lavorazioni relative al proprio orto. Questo, secondo l'imprenditore di San Martino Pensilis, il nuovo modo di mangiare, di produrre e fare la spesa. La docente molisana Maria Luisa Occhionero, morta a 61 anni a seguito di un intervento chirurgico al cuore, ha donato tutto quello che aveva al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata a lungo ricoverata a causa di una malattia cardiaca. Come espressamente richiesto dalla donna, originaria di Ururi e impiegata a Verbania, il patrimonio, che tra titoli, buoni fruttiferi e beni immobili ammonta a circa 700.000 euro, sarà utilizzato dall'ospedale per finanziare progetti di ricerca in ambito cardiovascolare e oncologico.